Buongiorno e benvenuti a Confartigianato News, la nostra trasmissione settimanale dedicata al mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa. Questa sarà una puntata monotematica, dedicata completamente alla giornata del pane che si è tenuta il 5 aprile nella piazza Tre Martiri di Rimini, oltre che a Casa Valloni e al convento dei frati cappuccini minori di Rimini. È una giornata che si ripete ormai da molti anni, quindi una giornata in cui si vuole valorizzare il pane prodotto artigianalmente e anche il lavoro dei fornai. Infatti i panificatori associati alla Confartigianato offrono gratuitamente in un bellissimo stand allestito nella piazza Tre Martiri di Rimini degustazioni di pane ma anche prodotti da forno, pizze, pizzette, spianate e così via. Lo stand è stato inaugurato alle 11 circa e si è animato nella mattinata anche con la musica della banda Città di Rimini, con trucchi e intrattenimenti per i bambini e con la distribuzione di gadget e palloncini colorati. Si tiene oggi, domenica 5 aprile, qui nella piazza Tre Martiri di Rimini, la sesta edizione del pane fresco del tuo fornaio e i prodotti dell'enogastronomia riminese Buon Gusto Quotidiano. Una manifestazione organizzata dalla Confartigianato di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini e la Camera di Commercio sempre di Rimini, oltre che la provincia. Questo evento vuole promuovere e valorizzare il pane prodotto artigianalmente e il lavoro del fornaio, in contrapposizione con quello invece industriale. Per l'occasione i panificatori della Confartigianato distribuiscono oltre 25 quintali di pane e di prodotti da forno a tutti i passanti in questo bellissimo stand. E tra i presenti Alberto Ravaioli, sindaco di Rimini. Credo che avere l'entusiasmo che Confartigianato e tutti coloro che attorno a questa manifestazione del pane stanno dimostrando di avere sia un fenomeno molto importante, perché valorizza un prodotto locale, dà entusiasmo agli operatori e soprattutto mantiene nella popolazione quel sentimento che ha radici profonde e lontane, appunto della cultura, diciamo, della terra, dal grano al pane, tutti i suoi prodotti, che è assolutamente necessario mantenere, a mio parere, per le tante ragioni che già conosciamo. Il pane è un elemento essenziale, la produzione locale di questi prodotti è una fetta importante della nostra economia, quindi occorre proseguire. Fabio Fellini, titolare di un panificio storico di Rimini, il panificio Fellini, che si trova proprio qua nel centro storico, aperto da oltre 50 anni e quindi conosce un po' com'è cambiata la produzione del pane negli anni, come sono cambiati i gusti dei clienti, perché soprattutto oggi è importante valorizzare il pane realizzato nei forni, realizzato artigianalmente. È importante perché, come tutti i mestieri artigiani, noi abbiamo una conoscenza che ci viene da decenni e decenni di esperienza. Molti panificatori sono panificatori per storia, per tradizione familiare, e quindi abbiamo quella conoscenza della tecnologia della panificazione che ci consente di fare un prodotto ad altissimo livello qualitativo, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista tecnologico. Credo che sia importante comprare dal panificatore artigiano, proprio perché, siccome il pane è un elemento fondamentale della dieta per i bambini, per gli anziani, in generale, un prodotto pane è meglio comprarlo da chi lo fa per tradizione e con grande esperienza. Di fianco alla tensostruttura dove viene distribuito appunto il pane a tutti i passanti, vi è anche il carro allegorico portato da Maurizio Urbinati dell'antico forno Urbinati di Santa Giustina. Qui appunto viene raccontato e mostrato come veniva soprattutto una volta realizzato il pane. Niente, ho voluto portare questo carro a far capire alla gente come si macinava la farina, come proprio la struttura che veniva dal fiume, l'acqua, la pala che mandava le macine, che poi macinava, all'epoca si faceva così, e poi tutta la storia dal impastaggio che si impastava e si cuoceva ancora col forno a legna. Questo qui ho voluto rappresentare per portare sulle piazze. Io faccio abbastanza fiere perché voglio portare il profumo del pane proprio su una piazza dove la gente lo può proprio, perché quando poi sforniamo la fornarina, quando sforniamo dei pezzi di pane, facciamo delle pizza, tutto, si sente proprio il profumo del pane.
Alla manifestazione odierna è presente anche con un proprio stand SGR Servizi e sono vicina a Michela Dionigi, presidente del gruppo Società Gas Rimini. Che cosa distribuite oggi? Oggi distribuiamo un kit per il risparmio energetico che è composto da una lampadina a basso consumo e da un kit per l'acqua per risparmiare acqua nei rubinetti, nella doccia. Perché è importante sensibilizzare le persone al risparmio energetico? È molto importante perché in questo periodo di particolare crisi risparmiare anche con piccoli accorgimenti diventa importante. Basta infatti una lampadina a basso consumo che tutti possono montare perché è uguale alle altre, però è un notevole risparmio, oppure appunto un kit per il risparmio dell'acqua, anche questo facilissimo da montare nei propri rubinetti sia del lavandino che del bidet della doccia, per aiutare al risparmio energetico. Quali sono le opportunità che offrite ai vostri utenti per poter avvalersi appunto del risparmio energetico? Siamo presenti in tutta la filiera del basso del risparmio energetico, quindi partiamo dal fotovoltaico alle caldaie a condensazione, alla cogenerazione, abbiamo ottime offerte anche sull'elettrico, quindi invitiamo tutti i riminesi e gli utenti nostri di tutta la provincia di Rimini, Forlì Cesena e Pesaro Urbino di contattarci o ai nostri uffici, abbiamo 6 uffici sparsi appunto in queste 3 province, oppure al numero verde 800 900 147. Siamo a disposizione per consigli preventivi e qualsiasi cosa di cui l'utente possa avere bisogno. E soprattutto in questo momento di difficoltà per i nostri fornai, per i panificatori artigiani, difficoltà che nascono da molti fattori. Il primo, cambiano le abitudini alimentari, non si fa più la spesa tutte le mattine e soprattutto c'è una grande concorrenza, direi a volte anche sleale, da parte del prodotto alternativo a quello artigianale, che è quello industriale. Noi non critichiamo il pane industriale, c'è pane e pane, come c'è vino e vino, ognuno però deve avere il giusto prezzo. Un pane di qualità, un pane genuino, ma soprattutto un pane fresco, lievitato durante la notte, cotto all'alba e sfornato fresco e consumato, non ha niente a che vedere con il pane precotto, surgelato oppure confezionato, che può durare anche 6 mesi. Quindi il consumatore, che viene molto spesso deviato verso un certo tipo di prodotto industriale, magari camuffandolo da artigianale, basti vedere il Mulino Bianco, la pubblicità che fa al loro pane. Loro pane come se lo facessero i fornai tutte le notti, assolutamente no. Questo significa che la stessa industria vorrebbe fare un pane come quello artigianale, ma fa un pane diverso. Allora noi siamo qui, soprattutto quest'anno, con i nostri amici fornai, con i 50 forni della Confartigianato della provincia di Rimini, per ribadire e sottolineare ancora una volta come il pane, quello della tradizione, quello genuino, non solo non fa ingrassare, fa bene, ma è soprattutto buono. E se costa qualcosa di più, c'è la sua ragione. Si sente la differenza tra il pane prodotto artigianalmente e quello industriale? Si sente. C'è molta differenza. È sempre il pane artigianale bisogna comprare. Sempre migliore, sì, esatto. Io amo tanto il pane e quello artigianalmente ha una forte differenza.